Allora, alcune considerazioni a cui do particolarmente importanza. La prima è che questo è un passaggio importante della vita della nostra amministrazione, perché devo dire capita raramente che nel periodo pasquale, a 24 ore dall'approvazione del bilancio previsionale, viene notificata una sentenza delle sezioni unite della Corte dei Conti che suo malgrado ci costringe a delle acrobazie finanziarie, politiche e istituzionali, e adesso a 24 ore da un rendiconto che apro e chiudo una parentesi, forse senza nulla togliere ai precedenti rendiconti, è il miglior rendiconto che noi andiamo ad approvare in 7 anni, ci troviamo di fronte a un atto giuridicamente non conforme al testo unico degli enti locali. E lo dico con rispetto chiaramente nei confronti di qualsiasi organo di controllo, che noi siamo controllati quotidianamente da tanti organi di controllo. Noi non facciamo come altri in altri comuni più blasonati del nostro, dove quando c'è un parere contrario pensiamo che ci sia un attacco politico da parte dei revisori. Però non è stato facile, e lo sappiamo perché noi ci siamo incontrati anche ieri sera. E quando si legge quella frase d'impatto, parere non favorevole, eccetera, è una frase che ha un suo peso. Di fronte a noi che governiamo tra mille ostacoli e amministriamo tra mille peripezie, si somma ostacolo ad ostacolo. Quindi oggi vuol dire che si è qui perché c'è stato un grande ragionamento politico, istituzionale e amministrativo, fatto in tempi record, ma con una grande consapevolezza e maturità. La prima considerazione che vorrei fare, perché a mio avviso qua ci troviamo di fronte ad errori di diritto e sovravvalutazioni politiche di quello che sta accadendo. Il primo dato da fare e da sottolineare, perché ci è capitato non raramente di leggere dei pareri contrari, che non viene messo in discussione la veridicità dell'atto. Io ho sentito, e mi spiace anche a me che non ci siano i consiglieri dell'opposizione, lo trovo grave, lo trovo davvero grave, soprattutto perché ci hanno accusato. Allora, se tu accusi devi ascoltare la difesa, altrimenti è molto facile, fai sfuriata, anzi la fai prima con la stampa sotto, quindi non ne arrivi al momento. Ti perdi pure una parte del dibattito, addirittura ti perdi la commemorazione del 23 maggio da parte di qualcuno della strage di Capaci, ci fai come al solito la lezioncina e poi non hai nemmeno la correttezza istituzionale di ascoltare. Qua non è stato messo in discussione la veridicità dell'atto. Quindi quello che dicono alcuni consiglieri, tra cui Brambilla, che ha detto prendete tempo, portateci in qualche modo un atto vero. Ma come ti permetti un atto vero? Noi non ci troviamo di fronte a un atto falso. E poi arriviamo all'errore giuridico che viene fatto in quell'atto. Non è un parere. Per il rendiconto non è previsto parere. È prevista una relazione in cui vengono fornite indicazioni, prescrizioni, sottolineature, e io trovo particolarmente grave, e questo comporterebbe un'assunzione di responsabilità, se non si votasse il rendiconto. Lo dice De Magistris, il sindaco? No, lo dicono i revisori. Perché i revisori alla fine del PQM, del dispositivo, ci dicono quello che dobbiamo fare. E se tu non approvi il rendiconto, le cose che ci dicono che dobbiamo fare, chi le fa? Punto di domanda. Siccome non pensiamo che i revisori siano schizofrenici, riteniamo che i revisori hanno voluto dirci: per noi dovete fare queste cose per rendere l'atto ancora più forte sotto il profilo della efficacia di quello che voi volete fare nell'ambito del piano di riequilibrio e delle altre cose che state facendo. Perché gli stessi revisori, come voi sapete, hanno dato parere favorevole in relazione ad atti ben più importanti. E allora l'assunzione di responsabilità, siccome abbiamo il buon Moretto, il buon Brambilla,
la buona Valente, che a mo' diciamo anche un pochino da toccaferro, perché poi insomma ci tocca qualche volta, ci ricordano sempre, ricordati che devi morire, no? Un famoso film, ricordati qua e ricordati là. Vorrei dire che la responsabilità sul rendiconto è un tam quam non esset, non esiste, perché la responsabilità semmai c'è nell'atto che abbiamo approvato sulla previsione, altri atti che questa maggioranza e questa amministrazione, a cui non appartiene la spregiudicatezza e la superficialità. Un grande maestro che ha illuminato i miei sogni di gioventù, che era Paolo Borsellino, a proposito del tema della paura, dice che la paura è un sentimento umano. Chi è che non si è preoccupato quando ha visto quel diktat? La paura diventa un problema se ti fa perdere lucidità e se soffoca gli altri sentimenti e soprattutto gli ideali. Guardate che non è che se noi oggi approviamo il rendiconto come approveremo, gli ostacoli alla nostra strada e al nostro percorso sono finiti. Anzi, come vi ho detto ieri sera in una lunga e importante chiacchierata e incontro che abbiamo avuto da un punto di vista politico, secondo me gli atti su cui noi ci dovremmo assumere maggiore responsabilità e su cui ci siamo già assunti responsabilità, li abbiamo già fatti o li faremo. L'ho detto più volte, ragazzi, la nostra esperienza è costellata da atti coraggiosi. Poi ve la dico come ve l'ho detta ieri, ma la voglio dire qua, che l'aula è istituzionale. La nostra forza è data dalla credibilità di saper reggere di fronte ad onde d'urto che sono pesanti. Non ci può appartenere in questi momenti così delicati quello di cedere di fronte a un atto giuridicamente sbagliato fatto da persone a cui diamo rispetto, ma quando la politica cede di fronte al formalismo e al tecnicismo è finita la democrazia. Io ho ascoltato degli interventi che stamattina mi hanno fatto accapponare la pelle di alcuni consiglieri dell'opposizione, li ho ascoltati tutti, ma sentir richiamare in continuazione, e vi parla chi ha esercitato il controllo per 15 anni, sentire evocare la politica che dovrebbe seguire le procure, le corti dei conti e i revisori, signori miei, se questo è il vento nuovo che avanza nel nostro paese, io mi tiro fuori, perché io credo che la tecnica è il sostegno fondamentale, ma è la politica che dà la strada, che auspica la realizzazione di sogni e che soprattutto deve dare forza ai tecnici. Allora io ve lo dico qua, come ve l'ho detto altre volte, io posso passare sicuramente alla storia su tante cose positive o negative, storia amministrativa della nostra città. Non appartengo alla storia di Di Maio e Salvini, perché poi in questo paese c'è chi dice di aver fatto la storia senza aver nemmeno cominciato a scrivere un atto amministrativo, quindi poi ci troviamo di fronte a cose incredibili, ma io ritengo che ci sono tutte le condizioni perché la nostra amministrazione, la nostra maggioranza non dichiari mai il dissesto o si trovi in dissesto. Però questo accadrà, e secondo me accadrà, non solo se noi saremo efficaci, bravi e convincenti nei confronti del governo che si sta formando in queste ore, e poi ci ritorno, ma anche a fare le cose dove si può e si deve fare di più. Ce lo siamo detti tante volte, l'ha detto anche Mario Coppedo nel suo intervento qualche minuto fa. Ne siamo consapevoli, in una città difficile, con una macchina amministrativa stressata, con personale ridotto, senza risorse economiche, dover ogni giorno affrontare temi, ci stanno dirigenti che passano 4 giorni della settimana a rispondere alla Guardia di Finanza e 2 giorni a lavorare per il Comune, cioè è un contesto italiano. Di fronte a questo noi dobbiamo però pretendere, tra virgolette, un termine un po' antipatico, che su alcuni aspetti si possa e si debba fare di più. Perché io sono un sostenitore dell'autosufficienza della capacità della nostra città, compreso in vertenze che fino a poco tempo fa sembravano perse. Mi riferisco a ANM, per esempio. Prima il consigliere Simeone mi faceva leggere un pezzo di giornale del rapporto tra ATAC e amministrazione romana. ANM, se mette in campo, come stiamo cominciando a mettere, una serie di azioni, noi rischiamo di arrivare al paradosso di raggiungere dei risultati positivi molto prima di quello
che ci potessimo immaginare, però se al nostro interno c'è già qualcuno che pensa che noi non ce la faremo, non mi appartiene, come dire, da un punto di vista non politico ma proprio esistenziale, di vivere la condizione di tirarla alla lunga, sopravvivere quando già sai che tra qualche giorno devi morire. Cioè, che gusto ci sarebbe a fare politica in questo modo? Cioè, io sono fermamente convinto che ci sono le condizioni amministrative, giuridiche, finanziarie, politiche e istituzionali per raggiungere questo grande obiettivo. Certo, non è chiaramente facile, tanto è vero, a motivo, come dire, in qualche modo, non voglio dire di orgoglio, però di credibilità di questa città, l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, qualche giorno fa ha presentato al Parlamento, che è ancora fermo, abbiamo un Parlamento che sta facendo nulla, un paese da 6 mesi non ha governo, e noi siamo qua a discutere di una città che resiste e opera stando dietro da ore a un parere che non dovrebbe essere un parere. Cioè, qua si è rischiato, come qualcuno ha auspicato, lo scioglimento dell'amministrazione napoletana che lavora, opera, resiste per il bene comune e l'interesse collettivo di fronte a un paese fermo. Tra le varie cose che abbiamo fatto in questi giorni, abbiamo contribuito fortemente a scrivere le norme che l'ANCI, non De Magistris, che l'ANCI ha presentato nell'interesse di tutti i comuni, compreso ovviamente la città di Napoli, per affrontare il tema degli enti locali, il tema del debito con la cosiddetta grande norma, cioè la norma che dà liquidità, e le altre norme che consentono di affrontare i temi come il predissesso, il piano di riequilibrio, le sanzioni incredibili delle sezioni, delle decisioni della Corte dei Conti. Ci sarà la volontà di farlo? Beh, nel contratto c'è poca roba, ma questa è una partita che ci giocheremo nei prossimi giorni, e per giocartela bene devi avere una forza politica. Allora noi da questa assise, da quest'aula, noi non possiamo uscire indeboliti, dobbiamo uscire forti, perché per chi sta con noi da 7 anni, e molti di voi stiamo da 7 anni insieme, le pagine più credibili di questa amministrazione si sono ottenute quando abbiamo dato la dimostrazione di essere forti nei momenti in cui ci volevano rendere deboli o addirittura ci volevano ammazzare. Certo, non mi sfugge il tema che oggi è un giro di boa importante, perché un'assunzione di responsabilità collettiva, intendo in chiave tecnica, amministrativa e politica, perché in queste ore si è fatto di tutto per cercare di indebolire questa esperienza. Allora anche a me, quale capo dell'amministrazione e quale capo, diciamo, della coalizione politica che governa la nostra città, non posso che considerare, ripartire, valutare in maniera estremamente positiva il comportamento di chi non solo ha dato un contributo in queste ore, ma che è qui presente insieme a noi a votare da qui a qualche minuto, perché poi sinceramente tutto è comprensibile, però il fatto di esserci o non esserci non è una variabile neutra sul piano politico, e io, siccome una sufficiente, diciamo, intelligenza politica e anche la capacità ormai di conoscerci dopo 7 anni, non mi sfugge e do una grande rilevanza, ma non perché, seguitemi un secondo, si tratta di un atto, come dire, di favore o di piacere al sindaco di Napoli, è un atto di straordinario rispetto, di forza, di credibilità e di attenzione nei confronti della città. Cioè, noi ci assumiamo come sempre responsabilità nell'esclusivo interesse di una collettività, perché di una cosa non si è parlato: delle conseguenze che la città subirebbe se noi oggi non approvassimo il rendiconto. Non che subiremmo noi sul piano personale, anzi, sul piano personale noi siamo quelli che da 7 anni ci assumiamo responsabilità, ci difendiamo, ma lo facciamo a testa alta e con la coscienza totalmente a posto, perché non c'è mai stato un atto indirizzato verso un interesse privato, verso un interesse che non sia quello collettivo e del bene comune. Quindi questa è l'impronta che ci vogliamo dare. Io ringrazio della solidarietà anche che mi è stata data di fronte, faccio una, nel chiudere anche una breve considerazione, visto che i consiglieri non ci sono, ma ho apprezzato, come dire,
la solidarietà, seppur con una serie di distinguo, come dire, anche di sollecitazioni critiche nei miei confronti, che hanno fatto esponenti del Partito Democratico, di altri partiti dell'opposizione. L'unica cosa mi sentirei di dire che a chi continua ad attaccarci sulla vicenda di un anno fa di Salvini, consiglierei di andare a leggere, visto che qua vengono sempre citate iniziative che sarebbero contro di noi da parte degli organi di controllo, ma finora in 20 anni di uomo delle istituzioni che mi hanno svuotato come un calzino, devo dire, alla fine la correttezza del nostro operato viene sempre accertata e noi siamo sempre fly down. Andatevi a leggere il decreto di archiviazione del giudice delle indagini preliminari, dove Matteo Salvini, in quanto Matteo Salvini e in quanto rappresentante legale del partito Lega Nord Indipendenza per la Padania, mi ha querelato per diffamazione e istigazione a delinquere, sostenendo che gli scontri che ci sarebbero stati erano causa della mia istigazione a delinquere. Leggetevi i provvedimenti del procuratore della Repubblica e di un giudice autonomo e indipendente del nostro paese, il giudice per indagini preliminari, che dice: non solo non c'è nessuna diffamazione, il sindaco ha esercitato critica e dissenso politico di fronte a delle posizioni politiche altrettanto forti Matteo Salvini, ma soprattutto quello che mi sta ancora più a cuore, non ha istigato proprio nessuno, perché ha legittimamente detto nei luoghi della disponibilità del comune: Salvini non può fare un comizio che ha chiara impronta xenofoba, razzista e antimeridionale. Poi a Napoli può venire a manifestare chi vuole. Altra pagina chiusa. Non vi sfugge, e ve lo ricordate, ma questo lo dico soprattutto alla stampa che ci segue, chi ci attaccò, dal ministro dell'Interno ai capi delle più grandi organizzazioni politiche del nostro paese. Quindi mi sembra che anche da questo punto di vista è sintomatico che nei confronti di chi ha sempre, mi dispiace che non ci stanno Brambilla e soprattutto Francesca Menna, che ha altra sensibilità, di fronte a tutte le nostre richieste di dialogo, quando io mi permettevo sommessamente di dire: ma vogliamo dialogare su qualcosa? Mai alleanze col sindaco di Napoli, ma io non ho mai parlato di alleanze. Poi non solo si fa l'alleanza, si fa un contratto che è molto di più dell'alleanza. Con chi? Con il capo di un partito che si chiama Lega Nord Indipendenza per la Padania, un partito che al sud ha preso con un bel voto, libero, pulito, importante, tanti voti. Ti vai a alleare con chi alla prima contestazione querela il sindaco della terza città d'Italia, che a differenza di altri non si allea con chi è contro il sud, ma si allea con il popolo. Questa è la differenza tra populismo e connessione con la terra che tu difendi, è una differenza importante. Poi, come sempre, e lo dico subito da adesso, noi saremo i primi a chiedere la cooperazione istituzionale col governo che si sta formando, perché ci siamo seduti con tutti, con Berlusconi, con Monti, con Letta, con Renzi, con Gentiloni, con De Luca, ci sediamo con tutti, se gli altri vogliono che ci sediamo. Sono altri che magari non vogliono perché sono allergici, perché confondono la cooperazione istituzionale con l'autonomia politica. Quindi noi saremo i primi a dire che se le nostre norme, nostre presentate dall'ANCI, verranno accolte, mi sentirete come prima dichiarazione che dirò: do atto al governo finalmente di aver fatto qualcosa di diverso, di non aver tagliato, di non aver messo nell'angolo gli enti locali, di non averci messo con il guinzaglio e con il piombo sulle ali, ma rimarrà il dissenso politico più netto. Lo voglio dire per la prima volta in questo consesso, poi lo diremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, nelle prossime iniziative. Francamente, quando in un contratto, la prima volta che vedo un contratto, i contratti si fanno in campagna elettorale, che sono con gli elettori, dove c'è quello che vorresti fare, non c'è scritto nulla sulle nostre terre, sul mezzogiorno, sui beni comuni, sulle sofferenze, sugli enti locali, sulle fragilità. C'è scritto sulle regioni, guarda caso, il referendum sull'autonomia del Veneto e della Lombardia. Io credo che forse noi, e chiudo su questo, proprio perché siamo stati i primi a resistere in condizioni difficili, e oggi è un ulteriore atto di resistenza che stiamo facendo, ma noi la raccogliamo la sfida. Scusate,
scusate, ma l'avete detto voi oggi, l'ha detto Enrico Panini, l'hanno detto a... Ma se noi non avessimo subito non solo il debito storico, le calamità politiche e istituzionali di chi ci ha preceduto, i tagli dei trasferimenti, le norme assurde, i vincoli finanziari, ma noi oggi saremmo una città con quello che l'economia che noi abbiamo realizzato, con quello che abbiamo messo in campo. 3 anni fa, vi vorrei ricordare, noi stavamo uscendo dal piano di riequilibrio. Se non avessero introdotto l'armonizzazione e altre norme, noi non stavamo nella situazione, ma noi saremmo autosufficienti. Allora, caro Salvini, caro Di Maio, ma se questo è l'andazzo che voi volete creare nel Paese, ma noi siamo i primi a interessati a un'autonomia. Perché noi, per come utilizziamo i fondi europei, per come utilizziamo i fondi nazionali, per come siamo in grado di reggere in condizioni così difficili, se voi ci eliminate la funzione di bancomat e di esattori a cui ci avete costretto, ma noi saremmo un territorio ricco in questo momento. E questa è un'altra sfida che possiamo sicuramente lanciare. Quindi, per chiudere davvero, io in questo momento, nel dare la mia dichiarazione di voto, come mi sollecitava giustamente il Presidente, abbiamo fatto un errore, emozione accompagna, verranno dopo le dichiarazioni. Vabbè, comunque io lo anticipo adesso perché non interverrò un'altra volta. Io voto convintamente favorevole, non solo politicamente, ma mai come questa volta giuridicamente, senza un alito di paura, perché in queste 24 ore, come voi, me la sono studiata anche io la questione, ed è una questione che politicamente è stata sopravvalutata, anche se ne capisco le ragioni, ne comprendo e ne discuteremo, ma soprattutto è giuridicamente la nostra una posizione correttissima, perché nel rendiconto di politica c'è poco, sono una fotografia che noi dobbiamo andare a cristallizzare ed è semmai un atto di fede convinto che noi facciamo anche nei confronti di una squadra. Questo è un altro tema. Noi siamo una squadra non solo politica, non solo di coalizione, c'è anche, come vedete alle nostre spalle, davanti a noi e nei nostri uffici, ci sono donne e uomini che lavorano in condizioni complicate. Quindi questo fatto di dare la sensazione che qui si sta tutti quanti insieme, beh, quando stai tutti quanti insieme e lavori per il bene comune, ti possono, ti devono, verranno a chiederci conto di tutto quello che faremo, ma noi lo faremo come sempre, a testa alta. Ho citato Salvini, potrei citare tanti altri casi, controllateci come volete, valutateci come volete, troverete semplicemente gente che solamente per passione, da 7 anni, sta cercando di tirare non solo fuori Napoli da delle sacche di calamità politiche e istituzionali nelle quali erano cadute, ma anche di farla riscattare. E se siamo arrivati a questo senza un euro, continuiamo in questo modo che scongiureremo il dissesto e dimostreremo anche al governo più a destra della storia della Repubblica Italiana dopo l'attuazione della Costituzione che Napoli è una città credibile, che non va col cappello in mano, che rispetterà le istituzioni, ma non mortificherete mai la nostra opinione politica, perché noi lo diciamo a tutti indipendentemente dal potere, dalle casacche e dal vestibolo formale che possono avere. Quindi io mi sento non solo di votare tranquillamente sul piano politico e giuridicamente, vi chiedo di farlo e non posso che apprezzare, ma questo sarà il day after, cioè il giorno dopo questa approvazione, chi in queste ore è stato sul pezzo. Ieri sera è stata una discussione molto bella, matura, oggi anche, perché si avverte la preoccupazione, il senso di responsabilità, la maturità di questa coalizione, e chi si sfila anche in modo un po' infingardo ovviamente ne fa le proprie, fa una scelta politica, e le scelte politiche sono sempre scelte mai neutrali di cui bisogna tenere conto. Ma io oggi mi sento di apprezzare chi c'è e non disprezzare chi non c'è, perché io preferisco sempre l'azione all'omissione. Quando l'azione è per il bene comune non c'è da avere paura, e quindi io mi sento davvero contento che oggi superiamo un altro ostacolo che ce lo potevamo risparmiare, ma sono davvero contento di questa coalizione e di questa maggioranza. Grazie.